Sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Elvia Recina di Macerata. Si gioca quest'oggi la 19ª gara del campionato di eccellenza Marche, quarta di ritorno, uno dei tanti derby ovviamente che propone questo girone regionale, una di quelle partite però più sentite sicuramente dalle due tifoserie, quella tra Maceratese ed Osimana, con opposte situazioni di classifica per le due squadre, che però nonostante anche la giornata molto fredda qui su Macerata hanno richiamato numerosi tifosi allo stadio. Bellissima la cornice di pubblico sia da parte della curva Just biancorossa che anche da parte di quella giallorossa dell'Osimana. Tutto pronto per l'inizio delle operazioni rispetto a due settimane fa, come detto, match interno vinto dalla Maceratese sul Val di Chienti. Non piove come appunto due settimane or sono sotto un diluvio universale, fa comunque molto freddo all'Elvia Recina, il che ci fa sinceramente un po' invidiare i 22 in campo che non sono a patire come noi in tribuna, ma questo non ci impedisce chiaramente di essere qui con la passione a raccontarvi il match che è iniziato da qualche secondo con la Maceratese in possesso di palla. Va a puntare l'avversario, poi la conclusione in porta con la deviazione da parte di Chiovini. Ancora il rimpallo che favorisce l'ex giocatore dell'Aquila, salta un paio di avversari d'Ercole, scarica poi su Massei, preferisce ricominciare allargando su Mancini, ancora l'uno contro uno Mancini, va verso il fondo, salta un avversario, mette in mezzo! E' il gol! Il vantaggio della Maceratese! Grande azione sulla destra da parte di Mancini e il colpo di testa a centro area vincente da parte, se non vado errato, dello stesso D'Ercole, che era andato ad attaccare la profondità, ed è 1-0 per la Maceratese al minuto 15. 1-0 Rata, la messa d'Ercole. Poi Ruibal, eccolo l'argentino che si accende, prova ad accentrarsi, cerca spazio, allarga a destra, il tentativo di traversone dal fondo, palla che passa, Buonaventura scavalcato dal pallone, primavera, occasione pericolosa al 31esimo minuto per l'Osimana. Intanto D'Ercole va a puntare ancora l'avversario, stavolta riesce a rallentarlo, poi Pagliari con il destro, troppo debole centrale. Occhio al calcio di punizione, pallone molto teso e c'è il pareggio dell'Osimana. Il pareggio dell'Osimana in maniera assolutamente inaspettata. Ancora Bambozzi, se non vado errato, con il sinistro. Il calcio è davvero strano, un'Osimana quasi mai pericolosa, si ritrova praticamente sull'1-1 al primo tiro in porta creato, e dunque siamo sull'1-1 e finisce il primo tempo dopo appena un minuto di recupero. Si va a riposo sull'1-1, risultato fin qui assolutamente immeritato per quello che si è visto in campo, con una Maceratese che ha dominato il confronto per lunghi passaggi e che si ritrova invece sull'1-1 colpita a freddo proprio sull'ultima azione del primo tempo da questo calcio di punizione di Bambozzi. Tutto pronto per l'inizio della ripresa dall'Elvia Recina, si riparte dunque sull'1-1, poi Pagliari, pallone di prima a cercare D'Ercole, Maceratese in campo aperto, D'Ercole avanza ancora, va a cercare Cirulli, Cirulli è solo, la parata di Chiovini che gli toglie tutta la visuale sulla porta, ancora Maceratese, Nicolosi in aria, Chiodini ancora una volta al 66esimo minuto, l'occasionissima per la Maceratese con Cirulli, gran palla messa dentro da D'Ercole sull'inserimento di Cirulli, che forse ci ha pensato troppo, ha avuto anche il tempo di controllare e battere a rete, quel controllo ha dato probabilmente modo e tempo a Chiodini di andargli a chiudere lo specchio della porta. Ancora Mancini, scambio corto,
con Pagliari che vince un contrasto, poi Nicolosi, il cross con il sinistro, palla che resta lì, la conclusione con la deviazione decisiva da parte di un giocatore della formazione ospite. Palla gol per la maceratese al 77esimo minuto. Gira il pallone adesso su Nicolosi, tutti nell'area dell'Osimana. Nicolosi cerca ancora l'imbucata, poi Cirulli la mette in mezzo e la parata mostruosa, mostruosa la parata di Chiodini. La fortuna dice ancora no alla maceratese, ma soprattutto uno straordinario Chiodini, ancora una volta. Una parata mostruosa dell'estremo difensore osimano. La rimessa è dell'Osimana e allora si andrà a chiudere qui il confronto. Soltanto un pareggio tra maceratese ed Osimana muove poco la classifica. La maceratese la muove poco anche l'Osimana, un punto che a conti fatti premia la formazione ospite ma che non serve a nessuna delle due, anche in virtù dei risultati che stanno maturando sugli altri campi. È tutto da parte di Andrea Angeletti, maceratese, che va a ringraziare il sostegno incessante anche oggi della Curva Just. Ringraziamo Enrico Maria Scattolini al nostro fianco per il consueto e prezioso supporto, ribadendo il risultato finale all'Elvia Recina 1-1 tra maceratese ed Osimana al 15esimo gol di Ferdinando D'Ercole per i biancorossi, pareggio di Bambozzi al 45esimo per l'Osimana. Maceratese attesa settimana prossima dalla difficile trasferta sul campo della capolista Atletico Ascoli. Peppe Sfredda, DS della Maceratese. Quasi complicato commentare un pareggio contro questa Osimana, prestazione assolutamente superlativa della maceratese quest'oggi, è mancata forse un pizzico di fortuna e di cattiveria sotto porta, pareggio che lascia l'amaro in bocca perché davvero oggi la squadra ha giocato una signora partita. Sì, di questo ne parlavamo col mister adesso, ne sono più che soddisfatto. Noi cercavamo conferme, se ce n'era bisogno non l'abbiamo avuto in campo. Squadra per 90 minuti ha lottato, corso, rincorso, con qualità e con impegno e con sacrificio, al cospetto di una formazione ben messa in campo. Sappiamo tutti che le formazioni di mobili si fanno difficoltà a metterla in difficoltà. Eh sì, davvero, Osimana ben messa in campo e compatta, ma questa maceratese sul mio taccuino ha notato ben 7 occasioni da gol. Dall'altra parte però c'era un portiere che a discapito dell'età non più verdissima si è dimostrato ancora una volta un valore aggiunto e il punto è buona parte merito di Chiodini in questo pomeriggio. Sì, prima ne parlavo con mister Mobili, ha fatto i complimenti ai ragazzi, alla maceratese, e anche lui è consapevole che porta via un punto che in campo forse non avrebbe meritato, non forse, per le occasioni avute non avrebbe meritato, però il calcio è anche questo, loro hanno fatto gol, noi abbiamo fatto una grossissima prestazione con tante occasioni a gol, con drammi di calcio da squadra vera, noi stiamo migliorando, la squadra come ho detto in tempi non sospetti e lei lo sa, ho detto che la squadra cercavo sempre conferme perché adesso c'è qualità, c'è sostanza e c'è tanta roba, gioca uno, gioca l'altro, fa poca differenza. Mister Mobili, credo tu possa essere soddisfatto nel complesso di portare via un punto a Macerata, perché la tua squadra oggi si è dovuta spesso difendere al cospetto di una maceratese arrembante, un super Chiodini che ha salvato un paio di volte la situazione, ma è un punto che credo tu possa portare a casa comunque con convinzione. Sì, siamo contenti perché sapevamo, ci aspettava una maceratese che era in crescita e quindi abbiamo cercato di affrontarla con le armi che avevamo. E c'è state queste paio di situazioni in cui Mauro ha fatto quello che deve fare un portiere, diciamo, anche se sappiamo che è molto bravo. Però credo che ci abbiamo provato anche noi il primo tempo, ma stavamo male in campo, soprattutto non riusciamo a stare in piedi, certe volte è una cosa che dobbiamo capire, abbiamo un po' lasciato la manovra, anche se non era una manovra così arrembante come hai detto, però diciamo loro sono stati più pericolosi, però noi prendiamo questo punto e andiamo avanti per la nostra strada.
Anche perché paradossalmente la classifica si è accorciata, nel senso che la sconfitta dell'Atletico Ascoli ha rimesso un po' tutti quanti in corsa, è una classifica corta, l'eccellenza spesso è così da questo punto di vista, ma voi siete lì e chiaramente ve la giocate fino in fondo, nonostante qualcosa magari da migliorare e da correggere. Sì, ma noi venivamo da due partite, Iesi e quella di domenica, dove un po' oggi, come oggi la Macerata, abbiamo avuto occasioni molto eclatanti e non eravamo riusciti a buttarla dentro. Oggi ci sta che vieni qua e concede delle cose a una squadra forte come la Maceratese, perché la classifica Maceratese per me è una squadra forte, però diciamo che se vuoi stare sul capo devi vincere, quindi i pareggi per carità li prendiamo, però la nostra mentalità deve essere un'altra, provare a vincere per recuperare, perché comunque stiamo dietro, non è che dobbiamo assolutamente noi vincere il campionato, però noi giochiamo per vincere tutte le partite, dobbiamo provarci, oggi abbiamo provato poco, analizzeremo il perché. E senza scusanti, senza assenze, senza niente, perché non è il nostro costume prendere queste scusanti.